Forum del Legno Arredo, siamo con Roberto Snaidero, facciamo il punto su questa giornata di oggi. Ma devo dire che la presenza è molto consistente, siamo oltre 750 iscritti, adesso non so da dove ho contati quanti ce ne sono, ma al di là del numero devo dire la qualità delle persone è molto alta, gli argomenti trattati mi è parso di vedere nell'ambito della platea notevole interesse, avendo noi invitato come prima parte della giornata due grossi architetti, uno Libensky e Mr. Wu Cheng, professor Wu Cheng cinese, che hanno portato a conoscenza dei presenti le caratteristiche di due mercati completamente diversi, quindi ritengo che sia molto positivo. Molto interessante l'intervento di questo architetto cinese che nel suo paese lavora moltissimo, si prevede una rinascita, un rinascimento della Cina e un grande sviluppo immobiliare, quindi tante opportunità anche per il mobile Made in Italy. Ma io ho apprezzato molto quello che Wu ha presentato, diciamo, come sue iniziative di ristrutturazione, diciamo, e anche di quartieri interi nella città di Pechino, ma quello che mi è piaciuto ancora di più è stato quando in un passaggio ha detto che lui i suoi progetti li vuole fare inserendo dei prodotti italiani. Perché prodotti italiani? Perché ormai la gente in Cina non vuole più avere le copie, vuole avere solamente gli originali, ed è l'unico paese che ha gli originali belli di design e di qualità è l'Italia. Un altro tema che tratterete oggi è quello del contract in America. Sì, certo, con Adam Tani, un architetto amico che presenterà oggi le caratteristiche di questo mercato del contract, diverso da quello che può essere la struttura immobiliare, come parlavamo stamattina. Quindi facciamo un ulteriore passo avanti di crescita, i dati ci confortano su questo, sia sul mercato estero di esportazione sia sul mercato interno, poco, ma finalmente non abbiamo più il segno negativo, quindi andiamo avanti così e lottiamo. Io sono in partenza per la Cina lunedì prossimo, poi vado a Mosca, quindi stiamo facendo un grande lavoro. Grazie. Grazie. Cinese, adesso stiamo affrontando una nuova fase di sviluppo, abbiamo delle esigenze diverse rispetto al passato, richiediamo dei prodotti di qualità, i prodotti che siano innovativi, perciò io penso proprio perché i prodotti italiani di questo settore ne arredo corrisponde a questa esigenza cinese, del mercato cinese, corrisponde a queste caratteristiche che siano prodotti belli ma fatti bene e con la tecnologia rinnovata. Per questo motivo io penso che i mobili e arredi italiani avranno un grandissimo spazio di sviluppo in questo settore e sul nostro mercato in futuro. E dal punto di vista invece dei produttori italiani già presenti, secondo lei sono sufficienti o ci sarà bisogno di molta più offerta? 那么他想问一下，您认为就是说现在在中国市场已经现有的这些一大类产品，已经现有的这些产品，您认为就是已经是够了呢，还是说您认为将来还会要引入一些新的很多一些其他的品牌，新的一些产品？因为呢，像以北京为例，现目前北京的人均的这个人均的生产总值呢，已经达到16000这个每月。那么在这种已经达到了中等发达这个国家的一个基本的水平，那么在这种情况下呢，每一个家庭每一个人，他对这种生活刚才也提到了对生活品质的需求呢，都会更加的去提升。那么由于他们这个来源不同，因为北京我们说有2100万的人口，他们从这个各个地方，然后聚会在北京，他们的教育背景不同。 他们的这个从事的职业不同，他们对审美的品质和对产品的需求自然就不同。我们觉得就是更多的产品一定会为市场，然后和这个居民所更多的提供更多的选择。我们所以想呢，就是城市上这个在市面上的产品，更多的话应该对于整个的市场是一个非常好的一个信息。 Allora, io prima avevo anche parlato che a Pechino, come statistica, ogni anno il GDP personale, personale è arrivato a $16.000 annuale. Questo è a livello di un paese di sviluppo medio, diciamo. Perciò tutte queste popolazioni che abitano a Pechino provengono da diverse origini, magari erano contadini, magari hanno studiato, magari hanno certe preferenze, hanno un background tutti diversi. Perciò anche questa richiesta di mercato è una
un'apertura molto più ampia su diversi a livello, diversi tipi di prodotti a gusti diversi. Ovviamente richiediamo sempre prodotti di qualità che hanno questa connotazione sia di qualità, sia di cultura, sia di che sia con tecnologia rinnovata. Anche per questo motivo qua sono molto fiducioso verso tutti i tipi di prodotti italiani. Io penso che ci sia un ampio spazio di sviluppo per tutti i tipi di prodotti. Io parlo della caratteristica, magari classico, magari minimalismo, in questo senso qua. Grazie. Expo, l'ultima ad aver sposato l'Expo è la Cina prima dell'Italia. Secondo lei quali sono le qual è la lezione sia positiva che negativa sul paese dell'Italia, no? Visto che l'Italia attaccalo adesso non è più Shanghai. 重大的城市的一些庆典的活动和重大的机会，特别重要的是，这个事后它对这个城市的发展的持续性的作用，我觉得这个是要更加关注，不仅仅是那一个点、那一个半年或者那个时间段，特别是事后它对城市整个推动发展推动作用。所以我们说这个北京的奥运会或上海世博会，它的成功呢，是因为在这个之后，北京和这个上海都。 都通过这个重大的一些城市的庆典或者城市的一些公共的活动，然后来促进了城市经济的发展。 Allora, dal mio punto di vista, io penso che qualsiasi tipo di evento a livello internazionale, mondiale, la cosa più importante è che non è soltanto questa struttura che sono stati fatti per questi eventi, possono servire durante questi 5 mesi, 6 mesi o 2 settimane, sia per le Olimpiadi di Pechino, sia per Expo di Shanghai. Abbiamo cercato comunque, anche dopo aver terminato l'evento, di sfruttare al meglio tutte le strutture rimanenti per poter dare un contributo importante per l'economia sia della città che dello Stato. Penso che sia una delle cose più importanti che posso trasmettergli. Ok, grazie. Non scappare. Federlegno Arredo l'ha invitata a questo forum per parlare di un mercato molto importante, ovvero quello del contract americano. Quali caratteristiche ha distintive, no, questo mercato? Il mercato contract americano è un mercato che viene, viene comandato, specificato e controllato dai architetti, decoratori adatti a professione. Cioè una persona della strada non può entrare in uno showroom di contract e comprare un mobile. Deve venire con un architetto, con un professionista. Quindi tutto viene gestito dai grandi studi di progettazione? Sì, esattamente. Come collaborano questi studi di progettazione con le aziende del furniture? Gli studi di progettazione, come diciamo sistema, progettano e scelgono dei prodotti secondo il gusto del progetto, secondo il mood dell'architetto, secondo quello che l'architetto pensa che sia i mobili più giusti per questo progetto. E in tante cose e tante volte si usa i prodotti italiani perché sono ben ricercati, belli, interessanti, moderni. Cioè lo stile italiano è uno stile che funziona bene negli Stati Uniti in certi progetti, adesso dico sui progetti un po' più moderni che quelli più classici, e perciò noi specifichiamo tanti prodotti che sono di origine italiana. Cosa prediligete? Quali strategie dovrebbe utilizzare un'azienda del Made in Italy per entrare in questo tipo di mercato? Prima di tutto devono conoscere il modo di lavorare negli Stati Uniti. Qual è? Qual è? Se io per quel segreto mi fanno pagare un sacco di soldi, non te lo posso dire. No, no, ma qual è? Qual è ascoltare il mercato, è ascoltare le specifiche, ascoltare gli architetti, le esigenze e soprattutto ascoltare i tempi. C'è un progetto particolarmente interessante a cui ha lavorato, in cui ha inserito anche arredamenti Made in Italy? Io direi 80% dei miei progetti in tutto il mondo usano i mobili Made in Italy, perciò io diciamo di spirito sono italiano, come vedi, anche se non lo sono di nascita, ma io
se potrei userei solo i mobili italiani. Le resistenze nascono non perché il design italiano non è bello, non perché il prodotto è fatto male, ma per altri motivi che hanno da fare col business, hanno da fare con consegne, con i prezzi, che diciamo alla fine della giornata è la cosa più importante, perché due problemi. Uno è che il mondo lavora 24/7, 365 giorni all'anno. Se uno manca per 3 settimane di vacanza, qualcun altro gli viene indietro e prende il lavoro. Bisogna essere lì 24/7, il commitment numero uno. Numero due, bisogna essere seri quando uno dice che consegna. Perché il mercato dell'hospitality, del contract, è un mercato che non può tollerare dei tempi qualsiasi, no, perché i ritardi vuol dire che costano un sacco di soldi, cioè se uno non apre un albergo, se uno non apre l'ufficio dove mette la gente, già pagato l'affitto con dei costi pazzeschi, cioè non è negoziabile, diciamo, il ritardo, perché costa un sacco di soldi. Perciò queste due cose sono importantissime e purtroppo non hanno niente da fare con la volontà di fare delle belle cose. Una curiosità, c'è un'azienda italiana, un brand che ama particolarmente? È come dire, uno ha 5 bambini, chi li vuole più bene di... non si può dire, no? Bellissima risposta, grazie. Grazie. L'architetto Adam Ditiani ci ha raccontato come per entrare nel mercato americano del contract bisogna avere delle caratteristiche particolari come azienda. Voi ci lavorate già in questo mercato ampiamente, come siete riusciti a trovare la quadra per entrare in questo grande mercato? Diciamo che noi 15 anni come Polyfor che siamo presenti su questo mercato con una struttura che risponde alle esigenze del mercato americano. Innanzitutto bisogna esserci, bisogna essere presenti, bisogna essere strutturati per dare delle risposte in tempi brevi, ma anche, diciamo, con una flessibilità che va incontro a quelle che possono essere le loro esigenze. Al di là poi di avere anche degli showroom sparsi fra, adesso noi siamo a Miami, Los Angeles, Chicago e New York, dove possiamo far toccare con mano quella che è l'eccellenza del nostro saper fare, la qualità dei nostri prodotti. Cioè, potergli raccontare, potergli spiegare, potergli far vedere quello che noi sappiamo fare. Importantissimo poi il rapporto che si crea con i grandi studi di progettazione in loco. Assolutamente, diciamo, gli studi sono quelli che propongono, i developer sono poi quelli che scelgono, in funzione anche dei budget che hanno a disposizione. Ecco, è un po' questo discorso che deve essere un continuo colloquio, cioè l'architetto che ha dei suoi progetti, delle sue idee, ecco, allora questa nostra capacità e versatilità di poter adattare i nostri prodotti seriali, in questo caso parliamo di cucine, parliamo di armadi e di arredobagni, dove si fanno le forniture in grande quantità. Ecco, in questa direzione rispondiamo alle esigenze dell'architetto, ma dobbiamo anche, diciamo, rimanere in quelli che sono i budget riferiti ai palazzi che stanno costruendo. Ecco, tutto questo richiede esperienza, richiede avere persone preparate, richiede essere in loco, capire quelle che sono tutte le dinamiche, al di là poi del discorso di rispondere nei tempi e nella qualità che loro richiedono per essere, diciamo, credibili. Tutto questo non è mai facile, c'è sempre bisogno di un iter, no? Di un percorso in cui si parte. Noi siamo partiti anni fa col Time Warner, dove hanno capito i grandi developer che inserendo dei prodotti di qualità la percezione della qualità dell'appartamento è superiore, per cui è stato smentito la teoria, un po' con la filosofia che aveva diciamo gli altri costruttori, che dovevano dire tanto il mio cliente le butta via, mettevano il minimo indispensabile. Ecco, questo, noi abbiamo firmato un po' questo passaggio e direi che adesso in questi anni stiamo raccogliendo un po' i frutti
grazie anche a questa ripresa di questo mercato straordinario sotto certi punti di vista. Come sta oggi il mercato americano? E qui c'è stato, diciamo, un grande rilancio, no? Diciamo, sono loro che hanno creato la bolla immobiliare, diciamocelo, hanno attraversato i loro periodi, adesso hanno fatto queste politiche per venire incontro, diciamo, a quelle che sono le esigenze del mercato, per cui un'economia fioriente, disoccupazione che si è dimezzata, vediamo le grandi costruzioni, specialmente città come New York, dove sta approdando anche tutto il mondo, lievitano i prezzi, anche Miami che comincia ad arrivare un turismo e, diciamo, un'immigrazione con tanti soldi dal sud-est, dal Sud America, ecco, per cui già lì hanno raddoppiato anche quelli che erano i loro budget. In questa direzione, anche se c'è una debolezza del dollaro, ma lì rimaniamo vincenti. Dall'anno scorso abbiamo visto questa ripresa del mercato immobiliare. Ecco, questo fa ben sperare e noi fortunatamente stiamo firmando degli accordi molto importanti che, insomma, danno una prospettiva futura vincente. Insomma. Un progetto particolarmente interessante a cui avete collaborato? Sul mercato americano in generale, mercato americano. Sempre americano, ma diciamo il primo è stato Ty Warner, no, con i 190 appartamenti che hanno, diciamo, un po' qualificato l'azienda per poter incerti. Infatti l'anno dopo abbiamo fatto due building sulla 58esima strada per 930 cucine e poi man mano sulla medium, sulla quinta, no? Dalle cucine, non so, da 10 cucine per $900,000, piuttosto che dei budget molto più ristretti, magari in quantità superiori. Per cui è un continuo, diciamo, un work in progress, diciamo, però è un discorso molto in crescita, ripeto, come dicevamo prima, fammi sperare in per un futuro delle nostre imprese, che in questo momento, visto come stanno i mercati interni piuttosto che quelli europei, diciamo che tutto questo ci rasserena, ci rassicura. Grazie. Grazie a voi. Le prospettive di sviluppo immobiliare legate alla Solo Pechino delineate da Wu Chen sono estremamente interessanti, pensiamo sul tutto il mercato cinese. Sono veramente straordinarie, guai a non coglierle, bisogna coglierle subito, ma per poterle cogliere bisogna prepararsi. Noi abbiamo predisposto una serie di servizi che consentono alle imprese di Federlegno Arredo di approcciare questo mercato come un mercato lontano, con una cultura completamente diversa dalla nostra, senza farsi del male e sfruttando al massimo queste grandi opportunità. Per cui organizzeremo degli incontri B2B, delle operazioni promozionali, di comunicazione, soprattutto predisporremo uno stuolo di consulenti, soprattutto per coprirsi dei rischi delle coppie, quindi per dare assistenza sulla proprietà intellettuale, assistenza legale, assistenza fiscale. E poi abbiamo la grande ambizione di fare questa grande fiera nel 2016, che però deve essere il terminale di un percorso di accompagnamento delle imprese. Ci sono davanti 2 anni, io credo che sia un tempo adeguato per familiarizzare con un mercato diverso, per conoscere meglio i gusti di questo consumatore e quindi per dare un'opportunità di ripresa alle nostre imprese, andando a colpire, ad aggredire una domanda che proviene dall'estero, visto che nel nostro paese ancora langue. E oggi l'avete fatto anche invitando questo famosissimo architetto in Cina, forse da noi poco conosciuto, ma che sicuramente può aprire diverse porte anche nel grande mercato immobiliare cinese. È proprio così, architetto Wu Chen, anch'io devo confessare, non lo conoscevo, detto ciò mi sono informato, più trovavo notizie su di lui, più restavo sorpreso di vedere quest'uomo che si è formato in Occidente, che ha studiato in Occidente, che adesso però è là, e sta vincendo delle commesse, degli incarichi incredibili legati all'urbanizzazione, appunto, come dicevi, non soltanto di Pechino ma anche di altre città della Cina. E che cosa stanno costruendo? Una cosa veramente straordinaria. E poi la cosa interessante è che quest'uomo, che è così famoso in Cina, abbia accettato di venire in Italia, e in questi giorni abbiamo fatto 3 giornate di visita ad aziende italiane, di visita a showroom. Quindi significa
che dalla Cina capiscono quanta qualità, quanto valore c'è nel nostro paese, nel patrimonio del nostro paese. Viene qua un architetto così importante, incontra le imprese, il mercato c'è, significa che il mercato c'è. Certo, anche noi dobbiamo avere l'umiltà di fare i passi che questa cosa chiede, di comprendere la mentalità che hanno queste persone, di adeguare la nostra capacità di produzione alla progettazione che hanno questo, un architetto importante come lui, per esempio, no? Senza arroganza, senza presunzione, però io dico, mi colpisce che uno così importante abbia accettato di passare 3 giornate intere qua con noi. Significa che ha colto del valore, che ha colto delle opportunità. Queste stesse opportunità sono reciproche, valgono anche per noi, quindi un peccato perderle. Grazie. Prego.